spettacolo. Grazie anticipatamente di essere intervenuti in tanti. Grazie. Andiamo avanti con lo spettacolo. La prossima canzone è una canzone che fa parte del mio bagaglio artistico, che non può mancare, anche perché io dico sempre, cara Mimma, che sono la più giovane dei grandi, per non dire che sono la più giovane dei vecchi artisti. Di una volta. Perché ho avuto il piacere di potervi conoscere, ho iniziato con loro la mia carriera da bambina. Il personaggio che adesso sto per presentarvi è un grande personaggio del teatro e della canzone avvocata. Non vi dico il nome perché nel momento in cui si vedrà di chi si tratta, siete pregati di alzarvi tutti all'impiedi, quelli che sono seduti, e fare un applauso così forte che potrà arrivare dove non ci si trova lui. Prego. Siete pregati di accomodarvi. Quando
anche da una persona adulta, un uomo. Questo è molto importante. Questo è importante. La prossima canzone, quando è stata portata dagli autori, io sono rimasta un po' perplessa, perché nelle mie canzoni ho sempre portato quel personaggio che fa parte del mio carattere, del mio temperamento. Una persona dignitosa e confidente, l'ho dimostrato anche nella mia vita privata. Mi portarono questa canzone e io pensai, no, non è per me, ti ringrazio. Ma l'autore mi disse, leggi il testo, vedi che è per te. E quando ho letto il testo c'era una frase che faceva parte di me e l'ho portata. Ascoltate. Se agendo un condanno, non mi importa. Sono che la dava sempre tua vita. Io che la desconce dalla famiglia. Ma che non sa, non può mai capire. Oh,
Maestate, vorrei dire, non c'è il signor Maestate. Dove è arrivato? Mi sembra strano che non ci sia. Anche perché doveva festeggiare il compleanno della moglie. Ma non c'è, questo mi dispiace molto. Allora, dobbiamo fare un applauso per i personaggi che sono riusciti ad organizzare. Armando e Rosario. Qualcuno si chiederà, Mauro, se si ricordi le canzoni allegre di tu andavi, sì. Per fare questo noi abbiamo messo su un piccolo, abbiamo fatto una raccolta perché ce ne sarebbero tante da cantare e lo spettacolo sarebbe infinito. Magari abbiamo fatto la raccolta delle canzoni quelle più commerciali, quelle più magari cantate dalle proprie, anche dalle ragazze, perché sono state canticchiate dalle proprie mamme, le proprie zie. Per fare questo dobbiamo andare un attimo nel 1996. Vi chiederete perché il 96? Chiedete a Villa Vicente perché il 96? La giudice proprio lì. Perché nel... No, aspetta, stavo... Perché nel 1996, se vi ricordate bene, Nicolò Mananza è stato scoordinato. Vi ricordate? Ma prima ha preso i soldi e si trazza di capo. E all'epoca ci fu una trasmissione televisiva popolarissima dal titolo Cantiamoci Su. Ricordiamo quelle canzoni, prego. Facciamo anche un applauso per Don Nicola, il titolare di questo locale. Sì. Io da bambina vedo che sono la disciastriato. Non lo conosco. Se vi siete scocciati mamma mia, o parlatemi mamma mia, perché dopo mi ricordo. Ah, sono bello. Però vi dovete far sentire di più, perché Danny Lane, mi vedo, e mi vedo sempre. Se andate un applauso, faccio un da bambina io guardavo sempre i film in bianco e nero con il mio papà. E mi è rimasto impresso nella mente per tutti gli anni della mia vita, fino ad oggi, un personaggio di spicco di questi film, in modo indelebile. Il personaggio era l'emigrante. E che cosa ho notato? Che all'epoca l'emigrante dei film in bianco e nero portava la valigia di cartone legata con lo Stato. Oggi sono cambiate le valigie, ma gli emigranti sono rimasti gli stessi. Un grande successo di un grande Mario Merola. Non è stata mai cantata da una donna questa canzone. Io ho voluto farlo, ma dai vostri applausi capiremo se vi è piaciuto o no. Yeah.
Quindi mia mamma diceva sempre a
bravo, la salita principe, bravo. Mia mamma diceva, stamattina hai urlato che ha già sfilato Roma, mi risulta? Che ha sfilato dei cazzi, mamma di Roma. Per cui le parolacce le conoscevo. Mai raro, poi guarda che sto facendo gli spiriti, ma non parlare male. Il fratello è raro, l'unico da bravavieri, ma poi si felice non la scena. Per cui se mi scappo qualche parolaccia non potrei scandalizzare. Quando uno si sposa e dice io come primo genito ha già due figli maschi. Thank you.
signori, Cinzia Oscar. E parliamo di un grande comico, Salvatore Anagelli. Lei è da Gaia. Voi sapete a Napoli chi è che riesce a costruire i grandi successi discografici dei grandi artisti? Non l'autore della canzone, troppo, non dobbiamo usare, troppo usare l'oliva maduro. Noi abbiamo un grande arrangiatore a Napoli, che ha dato successi a tutti gli artisti che abbiamo a Napoli, anche al signor Calone che è venuto prima di me. Ve lo presento, il maestro Alberto Costa. Perché le altre persone se si possono avvicinare dentro di voi, perché faremo un selfie, e questo selfie lo metteremo su Facebook. Ci siamo, Fabiana? Alberto, vedi se ci siamo, pensa un po' di una cosa. Ci siamo, ci siamo, tutte le persone anche dietro. Però per fare questo, per dare volume a tutte queste persone, hai il replay. E questa la cena per la tua figlia. Al mio play dovete alzare tutti le braccia, altrimenti la fotografia è nulla. Uno, due, sì. Allora per le foto accomodatevi tutti fuori, eh.